Amici di Ciocomo, intanto buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Siamo venuti in palestra, siamo venuti qui a Fino Mornasco da Cristian che ci aveva già ospitato nei mesi scorsi per farvi vedere come ripartono anche le palestre. Allora, adesso suoniamo, prima però vi faccio vedere come sono le disposizioni, sono tantissime le disposizioni per chi torna in palestra ad allenarsi. Ecco, vedete, cosa fare prima dell'allenamento, come entrare durante l'allenamento. Intanto suono per entrare da Christian qui al Piccolo Drago. Siamo a Fino Mornasco, è una delle tante palestre, insomma, che ha avuto diversi disagi. Christian, buongiorno, Ciao siamo a Marco, Ciocomo in ciao, diretta. Buongiorno, ciao, buongiorno. bentornato, Possiamo? prego, oggi, da ieri si può, Si può, da ok. ieri si Allora, può, ho visto fuori che ci sono un mucchio di cartelli, di indicazioni per la esatto, ripartenza. Ci sono anche già c'è qualcuno? sì, stasera tra l'altro c'è il gruppo agonisti, e quindi sì, sei arrivato proprio nella Bene, serata allora giusta, possiamo vedere sì, allora ti intanto. devo chiedere però Sì, degli dimmi tu. accorgimenti perché... Come Ok. ben sai, le restrizioni ci sono e ad Esatto. esempio, ecco, questa è la prima, ti devo provare la temperatura. Assolutamente sì, e ci Quindi. mancherebbe altro. Proviamo, ci adeguiamo anche noi appunto alla temperatura, perfetto. Ok, Ok. perfetto, 36,5, ci Dai che sei, si riparte, ok. dice Marco, Christian, ciao Angela, buongiorno, Poi ti sì. devo chiedere anche di Poi, registrarti ok, gentilmente, quindi l'orario in cui poi. sei Ok, aspetta, arrivato. poi lo firmo dopo, ok, Sì, va esatto, bene. quindi. E adesso salutiamo i tanti amici che ci stanno Vieni, vieni. seguendo. Volevo vedere Ciao a appunto tutti. com'è Vieni, ti la faccio vedere. situazione qua in palestra. Allora, vabbè, innanzitutto non possiamo usare gli spogliatoi, Ah, ecco, quindi ok, siamo belli isolati, sigillati. I ragazzi arrivano perfetto. Cioè, arrivano già e sì, cambiati. arrivano già cambiati, poi si rifilano le scarpe, prendono la loro borsa e se ne vanno via. Vieni, ti faccio Perfetto, venire. va Vieni bene. pure. Allora, vengo. Questa è la nostra sala d'allenamento. Come Ecco, vedi, le distanze devono restare così, siamo Christian? a 2 metri, 2 metri di 2 metri. distanza uno dall'altro, sì, assolutamente. Adesso ho diviso, infatti, siccome un po' di persone sono tornate, per fortuna, Infatti. il gruppo agonista è abbastanza grossino, ho la fortuna di avere tanto spazio, comunque la palestra è 400 metri, e ho E comunque diviso. loro devono stare anche se comunque a distanza sempre di un paio di metri, anzi 2 metri. Sì, Cioè, 2 metri, questo tu vedi il tatami di 1 metro e bene o male la distanza è quella, 1 metro barra 2 metri. In Durante attività, l'allenamento però le mascherine. assolutamente, la mascherina la si usa solo quando c'è uno spostamento al di fuori della sala, poi chiaramente mentre facciamo attività io la devo tenere Ah, invece, ok, tu a la meno tieni. che non faccio fisicamente, tolgo poi rimetto. Invece qua la sacchi, ma sono un po' di persone. Sono belle guardie. Ecco, l'altra cosa, vedi, abbiamo i sacchi, ne faccio usare uno sì e uno no, sempre per avere, qua abbiamo 3 metri di distanza addirittura, Addirittura 3 metri qua. 4 metri, sì, perché sennò i sacchi sono 1,5 metri uno dall'altro e non riuscirei a rispettare le distanze. Quindi poi quando finiscono di usare i sacchi, si rispettano tutto quanto, c'è la carta, c'è lo spazzino così, Quindi tanto appoggio. ogni attrezzo va sempre. Assolutamente, quando i ragazzi finiscono di usare da qualsiasi attrezzo sia, il sacco piuttosto che, disinfetta e poi passano agli altri. Poi se vedi, quelli bianchi sono le dispenser per le mani che abbiamo Ah, quindi esce. Ok, sigillate, perfetto, c'è sia perfetto. all'ingresso che Hai sia qua lasciato. nella Non ha, ecco, sala. voglio dire, credo che è una ripartenza intanto attesissima, no? Assolutamente sì, Perché da quanto è assolutamente. che eravate fermi voi? 7 mesi. 7 mesi. Chiusi da 7 mesi, esattamente. Insomma, credo che questo è molto importante, vedere comunque dei ragazzi, dei giovani che tornano ad allenarsi. Questi ragazzi come hanno fatto? Cioè, sono rimasti a casa, non hanno. Allora, una parte di loro no, perché sono agonisti. E Ah, quindi ok, quindi hanno come da potuto. decreto noi potevamo allenarci sempre a porte chiuse. Io tuttora tengo la porta chiusa per non avere ingressi all'improvviso, magari sono di là e quindi non posso. Ah, quindi per quello che era chiusa la porta, Esatto, ok. rimane sempre comunque chiusa per questo periodo, finché non uscirà il nuovo decreto. Quindi una parte di loro che ha gareggiato, allora in otto hanno gareggiato questa domenica, altri due gareggeranno questo sabato a Torino, quindi loro comunque si devono allenare per partecipare ai campionati nazionali che vengono organizzati da varie organizzazioni, questo sì, assolutamente. Invece gli Perfetto. altri sono rientrati Sono rientrati proprio ieri, ieri, insomma. esattamente. Saluto Angela che dice, beh, è un bel modo per sfogarsi quello del. Direi di sì, venite, venite, Ciao che ce n'è per Giacomini, tutti. ecco, ce n'è per tutti. Ovviamente bisogna prenotare, cioè cosa devono fare però i nostri ascoltatori? Perché Allora, adesso voglio noi. dire, loro sono agonisti, Christian, e Sì, anzi sì, li sì, lasciamo sì. allenare, e però ecco, è molto Noi. importante. Chi vuole venire normalmente in palestra Mi deve che deve. semplicemente contattare.
contatta, poi una volta che viene fatta una prova, la faccio fare una prova, piace l'allenamento, tutto quanto, l'ambiente, ci si iscrive e con l'iscrizione c'è un'app, tramite app, c'è un programma dove ti devi registrare, devi prenotare l'allenamento perché fino a 20 persone le posso contenere, oltre poi non posso. Ecco, esatto, c'è questo accorgimento, no? Sostanzialmente. Quindi okay. Si registrano tramite app, insomma, chi prima si prenota meglio alloggia, ok? Certo, certo. E niente, quindi io tramite quello poi ho tutto tracciato, come hai visto il modulo all'ingresso dove traccio con le firme, l'ingresso, gli orari. Beh, insomma, sostanzialmente altro. Abbiamo visto che anche qui da voi è una situazione, insomma, bella tosta. Sì. Si riparte in adeguata sicurezza, assolutamente, sette mesi, loro sono stati fermi per sette mesi, devo dire che io credo che non ne vedevate l'ora di ripartire. È un periodo interminabile, perdere una stagione così per noi è veramente stato deleterio, e se non ci avessero riaperto, come anche la manifestazione che avevamo fatto a Como, sì, infatti, appunto. Già lo disse allora, e per noi sarebbe stata veramente critica. Tanti dei colleghi non hanno riaperto, ok. Ecco, come vedete, poi quando si entra in palestra, la cosa un po' è che vedete c'è dispenser da tutte le mani, sì. disinfettante, rilevazione della temperatura, e proprio bisogna registrarsi, ovviamente, sì. Firme. Questo doveva tenere 15 giorni come da regolamento, perché se dovesse mai succedere qualcosa almeno abbiamo tracciato chi, e basta. Quindi questo, diciamo, cerchiamo quantomeno di rispettare il più possibile quello che ci viene detto per permettere comunque ai ragazzi di rientrare dentro, facciamocelo. Allora, facciamo vedere, chiudiamo così, rifacendoli vedere da qui i tuoi ragazzi che si stanno allenando. Sì, esatto. Qui c'è anche il ring e qui ci sono loro, che insomma tornano finalmente anche un po' a sfogarsi, esatto, visto con esatto, i sacchi, esatto. E a tornare ad allenarsi. Questi sono gli attrezzi, come avete visto, sì. Christian ha detto che bisogna sanificare, pulire tutto quanto, quindi per voi è anche un impegno bello tosto. Assolutamente sì, è un impegno, ci sono difficoltà. Cioè per mantenere tutto devi avere quattro occhi, Cristian. Esatto, quindi si lavora anche male perché comunque devi sempre stare attento a quello che però, fanno loro. Però viva Dio che siete ripartiti. Assolutamente sì, per fortuna, meno male, e speriamo non richiudano più. Te lo auguro, ve lo auguro davvero. Noi allora abbiamo visto, amici, come è ripartito il mondo delle palestre. Ci manca adesso, mancano solo le piscine. Quelle chiuse. Poveri, loro ancora. Ancora, esatto. Mancano solo loro per l'ultimo step. I ristori? Cambiamo argomento, chiudiamo qua. Ne ripariamo domani. La prossima puntata, fino ad oggi. I ristori solo in televisione, poi per il resto no. Va bene, no, Christian, grazie davvero della cortesia. Scusa se ci abbiamo interrotto l'allenamento. No, anzi, grazie per la visita, mi fa sempre piacere far vedere le varie realtà che ci sono. Ecco, e come le palestre hanno riaperto, esatto, finalmente. Finalmente. Buon lavoro! Grazie mille, ciao a tutti.